Ragazzi, so cotto, quindi oggi crudo. Tre specie marine, tre differenti tagli. Ingredienti: salmone, gamberone, seppia, avocado, lime, ananas, sale, pepe, olio e prezzemolo. Partiamo dal salmone. Tartar. Stessa cosa, fette, strisce, cubi. Provate, ce va. Ora il gambero. Lo priviamo della testa, del carapace, e ce lo battiamo bene bene. Mettiamo un foglio di pellicola trasparente sul nostro tagliere, il gamberone su di esso, e lo ricopriamo con un altro foglio di pellicola trasparente. Ora viene il bello. Battiamolo. Una volta battuto il nostro gambero, gli diamo una forma, in questo caso di rettangolo, col dorso del coltello, mi raccomando, se no tagliate tutto. Due sculacciatine. Manco Zorro. E il nostro gambero è battuto. Ora la seppia. Che ce la facciamo a carpaccio. Mano ferma, coltello che scorre sotto le dita. Anche la seppia è pronta. Ora ci andiamo a tagliare le guarnizioni, che sono parte integrante del piatto. Avocado. Deve essere bello maturo. Un avocado di livello si deve spellare così. Lo tagliamo a striscette e poi a pezzettini. E anche l'avocado è pronto. Non ci rimane che l'ananas. Anche l'ananas a striscette e a cubetti piccolissimi, perché la sua acidità andrà sulla dolcezza del gambero. Dai che ci abbiamo fame. Con l'ananas abbiamo finito. Ora passiamo alla composizione del piatto. Per prima la tartare. Niente olio, solo sale e pepe. Piccola grattatina di pepe. Pizzico di sale e uno schizzetto di lime. L'olio non serve, c'è già il grasso del salmone. Ora il nostro gambero. Lo priviamo della pellicola trasparente. Lo condiamo con sale. Un filo d'olio qua ce lo mettiamo. Lo disponiamo nel piatto. Diamo una sistemata alla forma. E lo condiamo con ananas. Qualche fogliolina di prezzemolo. Infine la seppia. La mettiamo in una bella ciotolina. Pepe. Sale, un goccio d'olio, mischiamo bene
mettiamo sul piatto il nostro avocado. Il nostro piatto di crudo è pronto. Io mi ci bevo una bella Peroni, 100% malto italiano. Con voi, se ci avete qualcosa da ridire, ci vediamo fuori.